in collaborazione con Eccoci, bentrovati a tutti voi amici di Le Fonti TV, oltre la barriera, il nostro format esclusivo dedicato al mondo dei certificati, come recita il titolo stesso, in collaborazione con BNP Paribas. E allora anche per questo mese, format mensile, andremo a capire quali possono essere i prodotti, gli strumenti di investimento adatti a un momento di mercato sicuramente molto complicato, anche complicato dal fatto che in estate la volatilità è determinata ed è accompagnata da una minore intensità di volumi, quindi da minori scambi, ma indubbiamente inserita in un contesto già abbastanza in evoluzione per tutti i ragionamenti e tutte le motivazioni che facciamo ogni giorno anche insieme a voi qui sulle Fonti TV. E allora io vado subito a salutare i miei ospiti, coloro che parleranno con me di quanto sta accadendo e di quali possono essere le proposte adatte a un pubblico di investitori interessati a capire di più di certificati. Saluto Vittorio Bonelli, Sales BNP Paribas. Vittorio, è un piacere ritrovarti. Ciao, buonasera. Bentrovato. E Stefano Cezza che ci aiuterà up to value. Grazie per essere con noi, Stefano, bentrovato. Ciao Manuela, buonasera, buonasera. Ciao Stefano, grazie, grazie. Insomma, avremo due visioni diverse, proprio più operative da una parte, più anche dialoganti e più di comprensione, no? Per avvicinare anche chi magari ancora non sa come rapportarsi al mondo dei certificati. Questo è un po' la nostra mission. Allora, Stefano, parto da te per un semplice motivo, perché mi piacerebbe che in qualche modo, no, inquadrassimo insieme ancora il momento di mercato. Il titolo che abbiamo voluto dare a questa puntata è molto semplice, ma include insomma tantissime considerazioni, tantissime riflessioni che si possono fare. Mercati estivi e volatili, cosa offrono i certificati? Poi vedremo effettivamente cosa offrono, però insomma, partendo dal presupposto che l'estate è un momento già particolare con un minor numero di scambi, ma quest'anno ancora di più. Sì, tendenzialmente diciamo che nel mese di agosto storicamente abbiamo visto dei movimenti anche abbastanza forti dei mercati, con tendenzialmente quando sono movimenti forti sono sempre movimenti purtroppo non buoni, perché la volatilità appunto spinge i mercati nel mese di agosto a fare movimenti soprattutto al ribasso. Però negli ultimi anni abbiamo visto che questa cosa si è un po', diciamo, appiattita, quindi non abbiamo visto grossa volatilità fortunatamente. Quest'anno, visto che la volatilità comunque ci ha già assistito in tutto l'anno, magari agosto sarà un mese al contrario, dove magari assistiamo a meno volatilità e un po' più di stabilizzazione, anche perché comunque, appunto, essendo già i mercati scesi su livelli importanti, comunque magari questo mese di, come un po' tutti si aspettano, potrebbe anche essere un mese di agosto, diciamo, un po' positivo, per poi andare a vedere un finale dell'anno che sicuramente presenterà altre incognite, tra cui, vabbè, le elezioni in Italia e il tema della guerra. Quindi sicuramente ogni giorno a me si parla di nuove manovre per cercare di capire come ridurre il consumo energetico, il consumo del gas, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente se la situazione della guerra rimane questa, quello sarà un tema che immagino per la parte finale dell'anno potrà essere sicuramente dominante. Esatto, quindi per compensazione, poi ti faccio terminare, per compensazione tu dici dobbiamo mettere in conto che potrebbe anche verificarsi qualcosa di diverso, anche perché poi nei grandi temi che tu hai giustamente rimesso sul tavolo c'è anche quello della politica monetaria diversa da parte delle banche centrali, ovviamente, che proprio conseguentemente all'inflazione hanno dovuto per forza di cose rialzare i tassi di interesse, e quindi di contro, anzi insieme, parallelamente devono controllare che l'economia non sprofondi troppo. Ecco, diciamo quindi che potrebbe esserci un cambio di passo proprio nel mese di agosto, ovviamente non è dato saperlo. Beh, certamente è chiaro che il mercato, come tu ben sai, tendenzialmente anticipa sempre quelle che sono le aspettative, no? Quindi chiaramente questi rialzi dei tassi erano dal mercato aspettati, quindi come tale hanno portato sicuramente volatilità insieme al rialzo dell'inflazione, quindi come tale il mercato ha dovuto un po' digerirli. Adesso che bene o male, diciamo che secondo me le manovre più forti sono state fatte, potrebbe anche esserci una fase di consolidamento, quindi il fatto che appunto abbiano già scontato queste manovre potrebbe portare una fase un po' più di stabilità. È chiaro che a questo poi, come ti ho detto prima, subentrano dei fattori che ancora chiaramente non possiamo governare, perché il fattore guerra sicuramente è un tema abbastanza delicato, certo, che può portare in qualsiasi momento volatilità o comunque cambi di scenari,
e quindi come tale dobbiamo un po' stare attenti, ed è per questo che secondo me avere delle protezioni o comunque delle difese in questa fase potrebbe essere una soluzione interessante. Esatto, diciamo che la guerra purtroppo è un continuo cigno nero, no? Quindi bisogna un attimino capire dove si va a parare, ma proprio per questo insomma cerchiamo anche di inquadrare la situazione con delle proposte che poi ovviamente lo diciamo in qualsiasi momento quando siamo con le nostre trasmissioni sulle fonti TV, sono degli esempi, cioè ciascuno poi quando si parla di investimento deve comprendere qual è la strategia che può fare al caso suo rivolgendosi a chi di dovere, quindi chiaramente noi cerchiamo di mettere a punto un minimo di ragionamento per dare delle indicazioni, poi le scelte sono individuali, però detto questo Vittorio, appunto mercati volatili estivi con tutto quello che ne consegue come ci raccontava Stefano, come riassumeva prontamente Stefano, insomma come si inseriscono le proposte dei certificati in questo contesto, insomma qual è il valore aggiunto che danno i certificati in questo momento? Certo, è proprio in questo contesto che abbiamo descritto adesso che negli ultimi almeno 7-8 mesi le emissioni di BNP Paribas si sono più o meno inserite, hanno cercato di adattarsi comunque a un mercato decisamente differente rispetto a quello che eravamo abituati, comunque più volatile, e i certificati chiaramente grazie alla loro grande versatilità soprattutto ci permettono di strutturare delle strategie e dei prodotti che si adattano molto bene a periodi di forte volatilità, anzi sfruttano la volatilità per offrire magari una protezione maggiore in questo momento all'investitore, ed è proprio in questo tema di protezione che le ultime missioni sono state improntate. Certo. Infatti oggi volevamo parlare sicuramente di un'idea molto, molto interessante per proteggere il capitale a scadenza, un certificato, e anche per una volta non parliamo di certificati, bensì parliamo di obbligazioni, nuovi bond che abbiamo emesso da poco, al mese di luglio, e che sono sicuramente un altro strumento interessante per avere il capitale 100% protetto. Ecco, poi si parla tanto di mercato obbligazionario proprio in questa situazione, assolutamente benissimo, parliamo di questi certificati che hanno appunto, come hai detto tu Vittorio, questa caratteristica, quella di protezione, credo, ti chiedo questa specifica, ma insomma è abbastanza chiaro dalle tue parole, credo che sia quello che cercano di più in questo momento gli investitori, quantomeno cioè in un portafoglio di investimento una buona dose di strumenti che possano dare protezione, corretto? Decisamente, infatti negli ultimi mesi soprattutto abbiamo cercato di fare emissioni che proteggessero o l'investitore a scadenza o rendessero il pagamento dei premi più sicuro, in un certo modo utilizzare le varie caratteristiche che si possono dare a un certificato per creare appunto strumenti più sicuri dal punto di vista dell'investitore. Chiaramente appunto i certificati ci danno una grande possibilità e possiamo strutturarli in maniera molto differente con questo tipo di funzionamento a scadenza era da qualche mese appunto che non uscivamo, e quindi abbiamo deciso anche di rinnovare la gamma ed offrire a investitori dei nuovi sottostanti a dei nuovi livelli di strike e comunque che permettono all'investitore di investire su un ampio su un'ampia gamma diciamo di settori e sottostanti. Ok, allora abbiamo detto insomma in una sorta di sommario di cosa parleremo e naturalmente lì ne parliamo e poi sentiamo anche Stefano cosa ne pensa, un po' avere quattro occhi che sono sempre meglio di due. Da dove vogliamo partire Vittorio? Partiamo dalle obbligazioni o dall'emissione, perché dobbiamo parlare di una emissione proprio recentissima che dal 28 luglio è disponibile, giusto? Esatto, partirei dalle obbligazioni. Va benissimo, certamente. Allora, dimmi. In realtà, allora, le obbligazioni sono un prodotto decisamente più anche semplice da spiegare in qualche modo rispetto a un certificato. Volevamo partire un po' dal perché abbiamo deciso di mettere questo prodotto. Noi riceviamo diverse richieste da investitori di certificati a capitale protetto, 100% capitale protetto scadenza. La strutturazione di questo tipo di certificato, purtroppo o per fortuna in qualche modo, è un po' difficile per noi, in quanto abbiamo un rating BNP Paribas, un rating molto alto, il che
permette di non strutturare questo tipo appunto di prodotti in maniera competitiva rispetto ad altri, competitors nel mercato italiano, soprattutto banche italiane, comunque con rating più basso. BNP. Quindi per comunque riuscire ad offrire un prodotto a capitale protetto abbiamo deciso di offrire un di emettere sul mercato dei bond. Adesso vi farò, se siete d'accordo, uno sharing della... Certamente, andiamo a vedere con la condivisione, attraverso la condivisione naturalmente praticamente quello che i nostri amici possono trovare, poi Vittorio dai anche i riferimenti su come fare per reperire queste informazioni che adesso noi comunque proponiamo. Certo, prego. Allora, comincio subito a dire che tutti i prodotti che adesso faremo vedere sono si trovano sul nostro sito, su investimenti BNP Paribas. Perfetto. Cercando per ISIN è possibile reperire anche tutto il materiale marketing che adesso vi mostrerò. Ok. Pure in questo caso, sia per le obbligazioni che per i certificati che poi vedremo. Le obbligazioni di cui parleremo e che abbiamo emesso l'11 luglio, quindi molto di recente, sono obbligazioni in USD, che ci permette comunque anche di dare un tasso di rendimento leggermente più alto rispetto a obbligazioni in euro, e hanno la caratteristica di essere di cominciare come un'obbligazione a tasso fisso e poi trasformarsi in un'obbligazione a tasso variabile. Anticipo che sono due tipi, anche se il funzionamento è il medesimo, e varia in base alla scadenza. In questo caso stiamo vedendo un'obbligazione a scadenza 5 anni che paga il 3,9% fisso il primo anno, e dopodiché a partire dal secondo anno il pagamento del premio cambia e diventa variabile, diventa un coupon variabile. Legato al SOFR, un tasso appunto in USD, tuttavia lasciando un minimo rendimento che sarà il 3,2%, quindi se il SOFR è più basso comunque verrà pagato un rendimento del 3,2%, e con un massimo del 5,7%, quindi non pagherà mai più del 5,7, cioè una soglia massima e minima. E lo stesso vale anche per l'altra obbligazione che abbiamo emesso, semplicemente cambia la scadenza e cambia leggermente il tasso. Chiaramente prodotti con scadenza minore offrono un tasso leggermente più basso, in quel caso sarà un tasso il primo anno del 3,5% e un floor al 3% e un cap al 5,5%. Questa abbiamo pensato fosse un'ottima alternativa a un certificato. Chiaramente cambia il tipo di prodotto, ma diciamo lo scopo del prodotto è lo stesso, cioè quello di offrire comunque un rendimento non da buttare via e comunque mantenere il capitale protetto al 100%. Beh, insomma, Vittorio, è chiaro che bisogna sempre mettere sul tavolo un po' il bilanciamento tra rischio e rendimento. Quando si cerca più protezione è ovvio che si va a proteggere il capitale e magari si come dire, pensa meno poi a quello che è il rendimento finale, anche se poi c'è sempre, però diciamo che sono chiaramente investimenti meno rischiosi, che sono magari quelli che si scelgono di fare in altri contesti di mercato, no? Quindi vale, esatto. Anche nei certificati, inoltre, ogni volta che noi andiamo a inserire per esempio una caratteristica che protegge ancora di più il capitale, chiaramente questo va a impattare a tutto un costo quando si crea appunto un certificato. Quindi se noi andiamo a proteggere il capitale a scadenza con una barriera più bassa, oppure rendiamo i premi fissi invece che condizionati, a quel punto chiaramente il premio ne va a risentire, ma chiaramente il rischio del prodotto va a scendere. Certo, assolutamente. Allora Stefano, chiedo insomma anche a te un commento rispetto a quanto ci stava presentando Vittorio, ovviamente poi estendendo anche il ragionamento, proprio anche valutando, no, in determinati momenti cosa sia meglio, cioè quindi il fattore protezione piuttosto che il fattore poi guadagno rendimento. Insomma, bisogna sempre fare mettere sulla bilancia questi due aspetti. Insomma, cosa ti senti di dire proprio guardando questo momento di mercato? Ma guarda, ti dico, la prima cosa che mi sento di dire è che finalmente siamo un po' tornati ai mercati dove le obbligazioni rendono qualcosa, nel senso che c'eravamo un po' disabituati a questa situazione, nel senso che con i tassi a zero, addirittura sotto zero, praticamente il mercato obbligazionario ormai era un po', diciamo, si snobbava, insomma, esatto.
era stato messo nel cassetto e dimenticato. Invece, diciamo, l'unica cosa positiva del rialzo dei tassi che ci sono stati ultimamente, purtroppo legati all'inflazione, l'abbiamo detto, è il fatto che chiaramente sono alzati i tassi e quindi anche le obbligazioni di nuova emissione possono essere messe con dei rendimenti più interessanti. Comunque, ripeto, adesso stiamo parlando di un rendimento che oscilla da un minimo del 3% a un massimo quasi del 6, 5, 7, eccetera. Quindi sicuramente per un comparto obbligazionario, quindi comunque con un comparto con una copertura, è un rendimento soddisfacente. Quindi diciamo che la prima cosa che mi viene in mente da dire è questa: finalmente siamo tornati a avere rendimento sulle obbligazioni. Ok, sì, è vero, è vero. Guarda, è una cosa che sappiamo, però effettivamente non la diciamo mai in modo così plateale, però assolutamente sì. Diciamo che è un po'... ecco, il rialzo dei tassi ovviamente porta anche ad altre conseguenze e soprattutto si sta procedendo in questa direzione per l'inflazione, anche se poi sappiamo bene che era prima, no Stefano, la situazione un po' anomala, cioè noi comunque ci eravamo abituati ad avere questi tassi allo zero che però erano indotti, cioè erano le banche centrali che controllavano ovviamente il mercato e quindi chiaramente bisognava prima o poi modificare, no? Adesso dobbiamo riabituarci, ecco, mettiamola così. È un po' una questione, Stefano, dirò, ti chiederò una cosa per te banale, ma magari non lo è per tutti, cioè è una questione anche d'abitudine, cioè mi sono sentita spesso dire, chi è entrato nei mercati negli ultimi anni ovviamente pensa che la normalità sia questa, invece non è questa, no? Dobbiamo riconsiderare tutta una serie di fattori, tra cui anche il mercato obbligazionario. No, assolutamente, diciamo, anche perché comunque era un mercato, qui per esempio in Svizzera era un mercato dove sì, che comunque è un mercato con una pressione a rischio un pochettino più bassa rispetto a quello che può essere magari il mercato americano, eccetera, un po' più conservativo. Diciamo che il mercato obbligazionario era sicuramente un mercato che era molto, molto, molto ricco, molto, molto certo, frequentato. Sicuramente negli ultimi anni questa attitudine è venuta meno, e invece sto vedendo che adesso, parlando con i clienti, il fatto di poter ritornare a parlare di rendimenti garantiti da un flusso cedolare sicuramente è una cosa che torna ad avere un certo appeal per la clientela stessa. Mm-hmm. Allora Vittorio, ovviamente il vostro compito è proprio anche quello di indirizzare le vostre proposte sulla base delle richieste del cliente, che poi ovviamente le richieste del cliente si basano sulla situazione, no? Che il mercato propone. Quindi insomma state assistendo effettivamente, interessante quello che ci ha rimarcato Stefano, state assistendo a una visione che sta cambiando? Beh, ormai sono qualche mese che stiamo vedendo questo shift da magari clienti molto abituati a comprare prodotti anche più rischiosi, anche di diverso tipo, nel senso anche su sottostanti molto volatili, con barriere molto alte, mentre adesso sicuramente stiamo vedendo un cambio di rotta. E chiaramente tutte le banche emittenti stanno un po' adattando anche a questo, quindi sul mercato ovviamente in questo momento ci saranno prodotti sicuramente più, certo, più protezione. Avete un grosso compito, che è quello, in un clima di incertezza, che è quello che insomma i mercati non sopportano, dovete cercare di dare voi qualche certezza in più, no? Appunto attraverso questi prodotti che possono dare un po' più di protezione, perché purtroppo il punto di domanda rimane ancora e non sappiamo quando, insomma, che poi qualche punto di domanda c'è sempre, non è che possiamo mai essere tranquilli, però questo è un momento che va proprio in quella direzione. Allora Vittorio, non voglio rubare altro tempo per le spiegazioni, perché siamo proprio nell'ambito delle proposte che noi definiamo le proposte del mese, anche se poi sono solo dei piccoli flash. Poi vi invito sempre a prendere contatto con Vittorio Bonelli e tutto il team, e anche con Stefano, per magari approfondire questi temi. Andiamo avanti con le proposte appunto di questa puntata. Assolutamente. Volevo anche magari aggiungere che adesso vedremo insieme i vari sottostanti dell'emissione che troverete, che sarà acquistabile a partire dal 28 luglio. Ci sono dei basket di azioni molto diversi tra di loro, che ovviamente offrono un rendimento molto diverso tra di loro, perché i sottostanti sono più o meno volatili o più o meno correlati tra di loro. Quindi comunque noi cerchiamo di offrire un prodotto sicuramente che offre più protezione, perché la struttura offre un certo tipo di protezione, però chiaramente poi
l'investitore può decidere se comunque investire su un prodotto chiaramente con sottostanti più volatili, che darà un rendimento più alto, o un prodotto con sottostanti meno volatili e più correlati tra di loro, okay, che chiaramente ha un rendimento diverso. Adesso li vedremo chiaramente tutti quanti, e vi condivido del materiale di marketing su questi nuovi airbag cash collect su pianeri di azioni. Sono dei prodotti che pagano un premio trimestrale condizionato, che comunque varia da un 8.4% annuale e un 26.8% annuale, che come puoi vedere sono diciamo cifre molto distanti fra di loro, il che permette appunto all'investitore di decidere qual è il livello di rischio che si vuole assumere e conseguentemente il livello di rendimento che vuole ottenere. Sono dei prodotti a 3 anni diciamo durante la vita del prodotto si comportano come i normali cash collect con memoria, il che vuol dire che hanno un pagamento trimestrale potenziale che viene appunto effettuato se tutti e tre i sottostanti si trovano al di sopra del livello barriera. A scadenza però il prodotto si comporta in maniera leggermente diversa, in maniera più protettiva rispetto a un normale cash collect con barriera europea a scadenza. Infatti nel caso in cui, adesso qui abbiamo fatto un esempio con il 60%, perché la maggior parte dei prodotti che abbiamo emesso hanno una barriera al 60% a scadenza, però ve ne è anche uno con barriera al 55%, quindi che è ancora più protettivo. A scadenza, nel caso in cui anche solo uno dei sottostanti si trovi al di sotto del 60% del valore iniziale, allora il rimborso non sarà il 55%, per esempio, nel caso in cui il sottostante peggiore si trovi al 55%, bensì sarà il 55% moltiplicato da questo fattore airbag. Questo fattore airbag lo possiamo vedere in questa tabella a destra, fattore airbag pari a 1.6667 e pari a 1.8182 se il livello airbag è pari al 55%. E come ce lo ritroviamo questo valore? È semplicemente 1 diviso 0.6, cioè il 60%, sì, cioè la barriera. Questo permette di limitare decisamente le perdite a scadenza. Come vediamo nella tabella in fondo, la tabella verde, nel caso in cui il sottostante peggiore chiudesse al 55% del valore iniziale, in un normale cash collect ne riceveremmo un rimborso del 55%. In questo caso, con l'effetto airbag, riceviamo un rimborso del 91.67%, okay, che quindi permette di per ribassi fino al 45% di ottenere una perdita di meno del 9%. E chiaramente nella tabella che potete trovare sul sito vedete tutte le varie opzioni diciamo a scadenza. Certo. Sicuramente è un'opzione interessante per chi vuole appunto avere un'esposizione sui panieri che adesso vedremo, su una struttura che magari conosce, quindi un cash collect trimestrale, e però ottenere comunque una protezione a scadenza più alta. Ok, infatti ti stavo proprio chiedendo a chi potrebbe essere adatto. Allora andiamo a vedere subito anche le specifiche di cui parlavi, così poi sentiamo anche Stefano, insomma facciamo un'analisi ampia su questa proposta. Assolutamente, qui potete vedere una lista dei vari panieri che abbiamo deciso di emettere. Come possiamo vedere abbiamo puntato come al solito molto sull'Italia, anche perché abbiamo notato che l'investitore italiano comunque tende a voler investire su restare in casa nostra, diciamo. Esattamente. Ok. E come abbiamo detto prima, possiamo vedere appunto diversi settori, tra cui mi viene in mente appunto il settore bancario, il settore dell'energia, il settore della moda e del lusso, il settore automotive, quindi diciamo comunque dei panieri abbastanza correlati fra di loro. Chiaramente la correlazione tra i nomi che compongono il paniere rende il prodotto più sicuro in qualche modo, perché 3 azioni correlate tendono a muoversi più o meno
insieme. Okay. E quindi si evita che magari ci sono due azioni che vanno molto bene, un'azione che invece ti fa perdere il capo della scadenza perché sta performando molto male. E chiaramente, come possiamo vedere, ci sono appunto panieri più e meno volatili. Meno volatili come per esempio il paniere, il primo che vediamo, il paniere su financials. E chiaramente panieri più volatili, come potete vedere qui in fondo, su un settore che comunque non se l'è passata benissimo negli ultimi anni, cioè il settore dei viaggi come TripAdvisor, Airbnb, Carnival Corp, che però comunque permette di avere un rendimento annuale di quasi il 27%. Vabbè, insomma, certo. Stefano, hai terminato, Vittorio, perdonami, ho t'ho interrotto. Sì, certo. Ok, no, perché appunto volevo dare la parola a Stefano su questa cosa che hai detto tu, che mi ha molto incuriosita, il fatto che le proposte rimangano in Italia, perché insomma si è notato che si tende a rimanere, no, nel paese per gli investimenti. Perché? Cioè, non è una domanda ovviamente provocatoria, anzi, proprio per comprendere, non si percepisce il rischio che magari invece in alcuni casi si mette in evidenza per quanto riguarda l'Italia, Stefano? No, secondo me non è una questione tanto che non si percepisca il rischio, no, è proprio una questione di conoscenza, nel senso che a parte, sì. Secondo me, a parte qualche big che comunque ho visto che è stata inserita nel paniere, adesso mi viene in mente Volkswagen, Tesla, che comunque, vabbè, meno male, sono di uso frequente ormai nella vita anche dei noi italiani. Diciamo che tendenzialmente è vero, che l'ho notato anche questa cosa, che quando si strutturano le certificate si va più su aziende estere, l'italiano ha più di diffidenza, passami il termine. Sì. Mentre invece situazioni comunque che conosce, che vede tutti i giorni in Italia, quindi Eni, Enel, Stellantis, Telecom, Team, non so. Sì, è questione di avere, come dire, familiarità, no? Con un... Sì, esatto. Okay. Ok. Comunque è una cosa che effettivamente è così, cioè il mercato italiano è più un mercato, da questo punto di vista, almeno domestico. Poi siamo esterofili per altre cose, ma dal punto di vista dei certifici sicuramente c'è più. Ma italiano. È un giusto atteggiamento questo, ma per carità, poi giusto è sempre relativo, io lo specifico ancora, l'ho detto anche in apertura, cioè ciascuno poi sulla base di quello che vuole ottenere, delle proprie esigenze, anche di quanto vuole rischiare, farà dei ragionamenti, quindi non è un concetto assoluto. Però a volte paga questa famiglia. Avere, diciamo, seguire la familiarità di una situazione quando si parla di gestire i propri soldi? Sicuramente, nel senso che comunque il fatto di avere una conoscenza principale su titoli che ripeto, delle quali bene o male senti tutti i giornali, telegiornali, se ne parla, sicuramente ti dà una percezione diversa, nel senso che poi chiaramente, ripeto, se tu vai su titoli stranieri anche grossi è chiaro che se ne parla più spesso, ma magari settori, azioni un po' più di nicchia che vanno su determinati settori, allora sono più conosciuti anche quelli a un settore più di nicchia del risparmiatori italiani, che magari si permettono di avere una propensione a rischio un pochettino più alta perché sanno esattamente dove stanno ad investire. Ok. Ecco, in generale cosa ne pensi di queste proposte? Le stavi già anticipando tu citando qualche titolo, ma insomma, se vuoi dare un commento generale finale, Stefano. No, beh, penso che siano delle proposte strutturate in maniera intelligente, nel senso che vanno appunto per vari settori, quindi a seconda di quello che uno può ritenere possa essere un settore un po' più... che possa avere maggiore successo in una fase di mercato, quindi anche il risparmiatore stesso può fare delle subvalutazioni, nel senso che può esserci appunto il risparmiatore che in questo momento dice ok, secondo me il settore energia sarà un settore che comunque rimarrà dominante in questa fase perché comunque le tensioni continueranno, quindi è un settore che ritengo che possa essere ancora interessante per i prossimi mesi. Chi invece magari dice no, secondo me potrebbe essere più interessante il discorso, che ne so, appunto lusso, perché comunque la gente ricca continua a spendere, quindi il lusso, che abbiamo visto comunque un settore che è sempre stato trainante anche in quest'ultima fase, continuerà ad avere la sua propensione, quindi che in base a quello si può tarare anche il suo portafoglio e andare a trovarsi anche settori, ripeto, più interessanti, più vicini alle proprie idee. Certo. Allora Vittorio, lascio a te anche la chiusa di questa puntata dei ragionamenti che abbiamo fatto, magari ribadendo anche quello che state proponendo. Insomma, interessante questo aspetto della familiarità, no? Con
alcune scelte che si fanno proprio quando si parla di investimenti. È chiaro che, insomma, un'altra cosa che secondo me è emersa, ma che forse è una conferma rispetto a quanto già sappiamo di questo momento, ancora di più stare alla finestra anche per quanto riguarda gli investimenti, le cose cambiano, no? Anche voi state cercando, insomma, di intercettare quelle che sono le richieste degli investitori, che sono, ecco, come mi verrebbe da dire, come mercati volatili anche le scelte degli investitori stessi. Sì, assolutamente, mi ricollego ai vostri discorsi dicendo che sono completamente d'accordo su questo punto, il fatto che comunque investire su qualcosa che, di cui si ha familiarità è molto importante. Questo vale sia per uno specifico settore, uno specifico nome, e anche per questo tipo di prodotto, che sono prodotti alle volte un po' complicati anche da comprendere al pieno. Noi cerchiamo sempre, appunto, di spiegarli nella maniera più semplice e più completa possibile. Chiaramente vi invito tutti quanti a, nel caso ci fosse alcun dubbio, ad andare a consultare il materiale marketing che trovate sul sito, o e addirittura chiamarci al nostro numero verde che trovate sul sito, dalle 9 alle 6 tutti i giorni. Ci sarà sempre qualcuno che risponde, qualcuno che appunto toglierà tutti i vostri dubbi. L'ultima cosa che hai detto, sì, sicuramente molto interessante, il fatto che comunque le richieste si adattano molto velocemente all'andamento dei mercati, sì. E noi cerchiamo di fare lo stesso. Infatti noi ogni mese usciamo con una nuova emissione, e alle volte quando vediamo un particolare movimento e un particolare aumento di un determinato tipo di prodotti, di richiesta per determinato tipo di prodotti, noi siamo abbastanza agili e veloci a uscire con un nuovo prodotto, appunto, che si adatti più o meno alla situazione. Quindi certo, sì, siamo sempre certo sul pezzo, e ogni mese cerchiamo, appunto, sia di rinnovare la gamma con tipologie di prodotti che già avevamo, perché comunque vogliamo offrire, diciamo, tutto quello che possiamo, ma anche, appunto, uscire con prodotti che si adattano al periodo, magari con una feature certo particolare. Eh beh, allora noi lo diciamo, insomma, noi di Refonti TV facciamo da tramite a questo, e però, appunto, poi Vittorio Bonelli è a disposizione, come ha già ribadito lui, anche Stefano Cezza, che, voglio dire, vi può dare tutti i riscontri del caso. Io ringrazio entrambi, appunto, Vittorio Bonelli, Sales BNP Paribas, e Stefano Cezza, Up to Value, che vi aspetta, insomma, sia uno che l'altro vi aspettano per qualsiasi tipo di precisazione. Io vi ringrazio davvero. Grazie mille. Grazie, grazie, grazie Vittorio, grazie a Stefano, davvero. E allora, questa è la nostra nuova puntata di Oltre la Barriera. Abbiamo terminato, naturalmente l'appuntamento è ogni mese sulle Fonti TV, puntata disponibile anche on demand sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, e naturalmente vi aspettiamo sempre sulle Fonti TV. Rimanete con noi, alla prossima.